mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Buongiorno, mi chiamo Milena e sono venuta qui a lavorare alla bottega dei mestieri, qui a Chiavazza. Sono qui per raccontarvi un po' dei particolari che facciamo, che cosa facciamo, chi siamo e cosa facciamo in bottega. Ok. Grazie. In collaborazione con la Rouge facciamo, con l'atelier La Rouge facciamo i gioielli. Il primo gioiello che abbiamo fatto è il fiore, che rappresenta cos'è per noi la bottega e i mestieri. In questa linea l'abbiamo chiamata Io amo, e ogni petalo abbiamo scritto delle incisioni, delle frasi. Abbiamo scritto delle frasi. Dopo il fiore, oltre a questo fiore, abbiamo fatto anche un'altra collana, però riguardante ai 30 anni di Domus Letizia. Abbiamo fatto la macchia, abbiamo scelto la macchia. Abbiamo anche, alla fine abbiamo creato un altro gioiello, un braccialetto sull'amicizia. È un trenino che va in giro per il mondo. I gioielli li abbiamo disegnati noi e poi l'Alessia, questa Alessia ce la puoi fate realizzare col grafico. E facciamo i cuscini, sempre ideato da noi, fatto a mano, con la signora Anna dell'atelier. Dopo i cuscini abbiamo creato le custodie CD per i Nomè. I Nomè sono un gruppo musicale qui a Biella. Un gruppo musicale famoso biellese. Biellese che ci ha chiesto di fargli le custodie per il loro CD. Abbiamo anche qui fatto sempre, abbiamo sempre disegnato etichette, poi il signor Beppe ci ha aiutato a realizzarle e ha messo i nostri disegni. Tipo io ho disegnato la tazza che sorride con scritto il caffè della bottega. She's magic, show your face, abbiamo creato anche le carte, la carta per il laboratorio della carta, per sì. Il laboratorio a carta, sì, per sempre, però con la, lo facciamo con la busta del pane. Le birre le facciamo sempre noi. Oh, wow. E uno dei ragazzi che qui non c'è ha ideato l'etichetta e poi il signor Enrico Terzo l'ha applicata. È un birrificio, è un birrificio, sì, il Candelo si chiama un terzo. E noi poi alla fine le vendiamo. Veniamo a settembre. Sì. Questa è dell'associazione Aiuto Io, della Vigna del Sorriso, a Candelo. È una... Ha fatto l'etichetta? Facciamo proprio il vino, andiamo a vendemmiare. Noi produciamo proprio il vino, nella vigna. Andiamo in vigna? Andiamo in vigna a vendemmiare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.